Recensione di Rustan per Sega Master System. La copertina mi piace, col barbaro in primo piano che sfida coraggiosamente i vari mostri, anche se non capisco bene quella scala lì dietro cosa mi rappresenti, ma fa niente. Rustan è un uomo gigante con muscoli di acciaio. Possiede cicatrici di numerose e sanguinose battaglie. E sul libretto di istruzioni c'è scritta questa frase: tutti sapevano bene che dove passava Rustan ben presto sarebbe seguita la morte. Con un curriculum di questo genere, il re ha pensato bene di convocare Rustan per chiedergli di salvare sua figlia, tenuta prigioniera nelle oscure profondità di Semia, una regione dove nessuno si avventura perché è pericolosissima, una cosa indicibile. Quindi noi dovremo guidare Rustan all'interno di queste terre più o meno maledette e pericolose alla ricerca della figlia del re. Il re infatti ci ha promesso delle sterminate ricchezze qualora dovessimo riuscire nell'impresa. Rustan è la conversione dell'omonimo arcade. Bisogna dire che la conversione non è fedele al 100%. Ci sono delle differenze nel design dei livelli, però il gioco è riconoscibilissimo e lo stile è lo stesso. Il giocatore prende i controlli di Rustan in un videogioco in cui i salti tra una piattaforma all'altra e i combattimenti sono piuttosto bilanciati, con una leggera predominanza dei combattimenti, se non altro per gli scontri contro i boss. I nemici sono vari e differenziati, e anche ben caratterizzati. Gli schemi, oltre alle piattaforme e alla presenza degli avversari, contengono una serie di ostacoli interessanti, tra cui lance che spuntano dal muro, funi da prendere al volo, pezzi di ghiaccio che si staccano, soffitti chiodati, colonne di fuoco, palle di fuoco, acqua avvelenata e altro. Al giocatore è data la possibilità di recuperare diversi oggetti, per esempio due tipi di medicine, una che fa recuperare più energia dell'altra, due tipi di veleno che fanno il contrario della medicina, la pecora d'oro che restituisce tutta l'energia, oggetti che danno punti, altri che aumentano la durata delle armi o degli strumenti di difesa, e altri. Ragazzi, non ve li dico tutti perché altrimenti, più che una recensione, potrebbe sembrare un libretto di istruzioni. Però altri oggetti importanti sono sicuramente le armi offensive, tra cui troviamo asce da battaglia, mazze o la famosa spada di fuoco, e le armi difensive, scudi, martelli, e le corazze. La caratteristica delle armi difensive e di quelle offensive è che hanno una durata limitata nel tempo. Ritengo che il sonoro sia buono, sempre di atmosfera, mentre la grafica è sicuramente discreta, accettabile, anche bella da vedere, però sicuramente la maggior parte degli sprite è piccolina e il dettaglio grafico generale di sicuro non sfrutta il Sega Master System al massimo, ma ripeto, tutto sommato anche la grafica è apprezzabile. Dopo queste informazioni di carattere descrittivo, andiamo ora a cercare di capire quanto è più o meno divertente e valido questo titolo. Iniziamo dai controlli, per me una parte fondamentale di ogni videogioco. Beh, inizialmente a me non sono parsi il massimo.
Mi è sembrato un po' macchinoso il fatto di dover tenere premuto in alto per fare i salti alti, e la traiettoria del salto, una volta cominciato, non è sempre controllabile perfettamente. Però questa è una sensazione che ho avuto solo all'inizio. Dopo aver fatto pratica, ho cambiato idea. Una volta che si riesce ad impadronirsi perfettamente del sistema di controllo, il tutto scorre senza problemi, generando invece divertimento e una sensazione di pieno controllo. Buona la diversità e la varietà dei nemici, il level design pregevole, direi, anche se su Sega Master System ho visto di meglio, però adesso non lamentiamoci, ripeto, è pregevole. Secondo me si sarebbe potuto fare qualcosina in più sul level design, però c'è da dire che i programmatori, modificando un po' quello che era il layout dei livelli dell'arcade, comunque si sono impegnati proprio in tal senso. Si sono impegnati cercando di offrire un'esperienza diversa e, per certi versi, o almeno per quelli che sono i miei gusti personali, migliore rispetto al gioco originale. Quindi c'è solo da applaudire. Ottimo il bilanciamento della difficoltà e gradevolissima la possibilità di brandire la spada sia a destra e a sinistra, sia in alto e in basso, anche durante il salto. Vi posso assicurare che nel 1988 questa cosa non era così diffusa, non era così ovvio che si potesse fare. Mi è piaciuta anche la possibilità di saltare sul muro. Adesso abbiamo appena visto che Rastan può attaccarsi al muro per saltare più in alto. Qualcosa di vagamente simile a un moderno Prince of Persia. E ho apprezzato anche il fatto che ogni livello è diviso in una zona esterna al castello e una zona dentro il castello. In questo momento stiamo guardando una zona dentro al castello. Insomma, a me Rastan è proprio piaciuto. Forse alcuni non saranno d'accordo sul voto molto alto che troveranno alla fine, perché comunque questo è una tipologia di videogioco arcade tipicamente non molto propensi alla longevità. Del resto, il mio long play di Rastan è qualcosa più di 20 minuti. Adesso non ricordo bene, ma dovrebbe essere tra i 24 e i 26 minuti. Però, ragazzi, ho dato 9 anche a Shinobi. E quando un gioco merita, merita. A me questo proprio mi ha divertito, mi ha sorpreso per certi versi. Il fatto di poter appoggiarsi al muro per saltare più in alto, di poter brandire la spada in alto e in basso anche durante il salto, buon level design, l'ottima caratterizzazione dei nemici, gli scontri contro i boss, adesso ne stiamo vedendo uno, sono davvero ben fatti. E, oh, chiaramente ogni boss ha bisogno di una strategia diversa per poter essere sconfitto. Per me è una perla nell'intera libreria di videogiochi per Sega Master System e merita il voto che vedrete alla fine, almeno secondo me. L'unica cosa in cui pecca è un po' questa grafica, che sicuramente è ben caratterizzata e varia, come ho detto prima, anche bella da vedere, però Sega Master System può fare di più, sicuramente. Però è un videogioco uscito nel 1988, ancora i programmatori non erano proprio in grado di sfruttare la macchina a pieno. E quindi per me il lavoro è apprezzabile anche sotto l'aspetto tecnico. La recensione è finita, spero vi sia piaciuta. Un like e un'iscrizione al mio canale mi faranno piacere.
Se vi piacciono le recensioni, vi invito a guardare la playlist all'interno del mio canale YouTube che contiene le recensioni. Vi do appuntamento ad un'altra recensione e vi lascio al voto finale.